Durante i miei 4 anni di volontariato al centro di salute mentale si presenta Daniel. E la prima cosa che gli chiedo, una cosa che io non chiedo mai in prima seduta, è come va? E lui mi risponde: una merda. E aveva ragione. Prendeva farmaci da quando aveva 10 anni, era finito in galera, faceva continuamente a botte con la gente, non aveva il lavoro. Sì, in effetti non andava proprio bene. E alla fine della seduta gli dissi: sai, hai ragione, ti va proprio una merda. E mi ricordo come mi guardò stupito, perché per la prima volta non aveva un dottore che lo stava giudicando, che gli sta dicendo che sbagliava a fare botte con le persone. Aveva qualcuno che, ricalcando anche le sue stesse parole, gli stava dicendo: hai ragione e ti capisco. Di questo caso parlo anche nel libro, che non so dove sia finito, Creative Therapy in Challenging Situation. Eccolo qua, questo qui. Di questo caso ne ho parlato anche nel video Psicoterapia Creativa e è un caso che mi permette di descrivere una delle logiche di intervento sottostanti gli interventi di terapia breve ed è quella del rafforzare la relazione. Infatti, nello studio delle tecniche di terapia breve ho notato che alcune di esse sono fatte proprio apposta per rafforzare la relazione, per consolidare l'alleanza con il paziente. Per esempio, mi pare che nel libro Le prigioni del cibo, Nardone Verbi Bits milanese parlano di una tecnica che veniva data alle ragazze anoressiche, una sorta di diario che dovevano tenere la sera in cui dovevano parlare proprio con il dottore. Immaginarsi che stanno con il dottore, che è caro doc, e raccontargli tutto quanto. Lo scopo, uno degli scopi di questa tecnica era proprio quello di creare una relazione più forte con il terapeuta. La logica a rinforzare la relazione, secondo me, è una delle più importanti, perché lo sai, senza relazione non si va da nessuna parte in psicoterapia. Curiosamente è anche l'unica che non ha un effetto immediatamente terapeutico, cioè può avere un effetto terapeutico, ovviamente, consolidare la relazione con il paziente, però sono degli interventi all'interno di questa logica, ci sono degli interventi che il terapeuta mette in atto non con lo scopo di produrre un effetto terapeutico. Poi, ripeto, può anche averlo un effetto terapeutico, magari scrivere un diario può effettivamente permettere di tirare fuori delle emozioni, sbloccare qualcosa e risolvere un problema, oppure dire a una persona: sì, hai ragione, va di merda, può creare quella che Franz Alexander aveva chiamato una esperienza emozionale correttiva basata sul fatto che ti trovi di fronte a una persona che per la prima volta interagisce e si relaziona con te in un modo diverso, facendoti sentire in un modo diverso. Beh, il punto è che appunto il terapeuta non la mette in atto con l'obiettivo di creare un effetto terapeutico. In più, penso che in questa logica rientrino tutta una serie di interventi più che di tecniche. La differenza, ne parlavo con Michael Hoyt tempo fa, è che mentre una tecnica è qualcosa di molto strutturato, che può avere anche una definizione verbale che rimane invariata, come per esempio nel video dove avevo parlato la settimana scorsa della tecnica del 6-5-1-5, un intervento è qualcosa di più ampio, che non ha qualcosa di strutturato, per esempio a livello verbale, può essere riprodotta in tante forme diverse. Per esempio, non direi che dire hai ragione, ti va di merda è una tecnica, è più un intervento, una manovra verbale, una comunicazione fatta con l'obiettivo di creare una relazione più forte. Comunque sia, questi sono dettagli. La cosa che ti può interessare è che, da un lato, la relazione, già lo sai, è fondamentale all'interno della psicoterapia, e dall'altro che ho individuato tutta una serie di tecniche, tutta una serie di interventi che puoi mettere in atto che ti possono servire proprio allo scopo di rendere più forte la vostra relazione.